Due sconfitte, una vittoria stentata e appena 4 punti. Questo è il bilancio del Pescara nelle ultime 4 partite. Il ciclo degli scontri diretti non solo non è iniziato bene, ma ha creato anche una frattura di 8 punti dal primo posto. La difesa incassa gol con grande facilità e alla vigilia c'è il match del Franchi di Siena tra due squadre in difficoltà. Il tecnico Auteri non le nasconde, ma prova a mostrarsi fiducioso e spiega. C'è unità di intenti, questo sì, c'è un obiettivo comune che poi deve essere trasferito alla squadra. Non siamo né alla deriva e neanche siamo al De Profundis. Questa non è una squadra che sta male, questa è una squadra che ha regalato con continuità alcune situazioni, ma non è una squadra che sta male e quindi io non sono preoccupato, deluso sì, incazzato sì per le cose che facciamo, amareggiato sì, ma non sono preoccupato perché non abbiamo grandi problemi da risolvere per cui ci vuole tanto tempo, basta poco. È chiaro che siamo in un momento particolare, è chiaro che la posizione di classifica non è quella che ci aspettavamo, è chiaro che abbiamo lasciato punti per strada, è chiaro che siamo tutti responsabili, io per primo, perché io non mi sottraggo assolutamente alle mie responsabilità, ma non sono preoccupato. Per la gara di Siena c'è il rischio di una emergenza difesa. Iannes è squalificato, Ingrosso e Drudi danno qualche preoccupazione, per citare le parole di Auteri. In preallarme il Baby Veroli, convocato il Primavera Sacco. Probabile il ricorso alla difesa 4 con Cancellotti e Frascatore sulle due corsie, Veroli e uno fra Drudi e Ingrosso al centro. In mediana più copertura con il ritorno di Rizzo, confermati Memusciai e Pompetti. Davanti in crescita le quotazioni di Rauti per un posto accanto a Ferrari con Clemenza alle spalle. Oltre Dursi non convocati neanche Valdifiori e Galano. Così Auteri sul Siena. È una squadra di spessore, una squadra che ha cominciato non benissimo come noi. Sono una squadra consistente, importante, perché hanno giocatori importanti. Non sono in un bel momento, vabbè, ci andiamo a giocare la partita. Sensazioni positive dopo la sconfitta dell'altro giorno. Sono ancora più consapevole della forza di questa squadra, sono ancora più consapevole di quello che la squadra può dare domani in campo. Visto anche l'allenamento di oggi, ho visto gli atteggiamenti giusti, ho visto una squadra sul pezzo, una squadra che sicuramente ha voglia, ha necessità di fare una partita di quelle giuste. Abbiamo la fortuna che rientrano in panchina Favalli, Bani e Conson, quindi sono tre recuperi importanti e dovrò fare delle valutazioni su alcuni giocatori e le farò nelle ultime ore.